ragazzi, ciao ragazzi, ribentornati al mio canale. Oggi video preferiti e più usati dell'ultimo periodo, che non so quanto risale l'ultimo. E mi dispiace un po' per questa cosa, perché in questo periodo sto girando poco. Sono tra l'altro partita a inizio mese, non ho girato fino al 15. Poi ho avuto un po' di problemi, cose di questo genere, quindi non ho avuto il tempo. Iniziamo subito col video, e sarà appunto il video dei prodotti preferiti dell'ultimo periodo, diciamo di marzo, sì, perché ormai marzo è quasi finito. Inizio subito. Come base preferita di questo mese è sicuramente il l'Infallible Matte di L'Oreal. Questo è nella colorazione 24 beige doré. Allora, non è il mio colore preciso, ma sinceramente non mi dà fastidio addosso. È un ottimo fondotinta, mi piace molto, sia dal punto di vista della coprenza, ma anche dal punto di vista della durata e come sta sul viso. Non è pesante, non fa effetto mattone, sul viso mi piace tanto. Il costo è, io lo prendo quando è in offerta o quando è in combo con qualcos'altro. Infatti questo qua è la colorazione, tra virgolette, sbagliata, perché non l'avevano del mio colore, quindi ho detto ne prendo un pennino un po' più scuro, tanto un fondotinta più chiaro, e lo schiarisco. Mi piace tantissimo e lo sto usando molto. Altro per la base che ho ricomprato ultimamente, magari farò poi un video haul di cose che ho acquistato negli ultimi 2-3 mesi, ed è appunto il Maybelline Cancelletà, questo qui. Questo è nella colorazione nude, la più tra virgolette scura. Mi piace tanto perché copre perfettamente le mie occhiaie. Questo è il colore, come potete vedere è leggermente aranciato, mi piace tantissimo e non lo cambierei per nulla al mondo. Sempre per la base, due cifre preferite questo mese. Madonna. Allora, come cifra preferita, due cifre preferite. Allora, la prima è la Studio Fix di MAC nella colorazione NC40. Allora, questa qui la uso principalmente quando non uso fondotinta pesanti, quindi quando uso fondotinta più leggeri o CC cream. Mi piace molto perché è fissa e opacizza tantissimo. Questa qua è un portento, l'ho pagata un sacco di soldi ma ne vale veramente la pena. Altra cipria, ce la possiamo fare oggi, è questa qua di NYX. Questa qui Onyx. Questa qui è la cipria di NYX, l'HD Finish Powder nella colorazione Banana. Questa qua è la cipria, questa qua è perfetta per andare a fissare il correttore delle occhiaie. Mi piace molto e costa, non so quanto costa, ma dovrebbe costare sui 12 euro, una roba del genere, non tantissimo, ve la consiglio. Comunque l'avevo già inserita nei preferiti da qualche parte, tipo a dicembre, una roba del genere. Sempre per la base, però questi qua sono blush. Ho tutti questi blush, questo dell'ultimo periodo. Allora, vi faccio vedere il più recente, ed è di NYC nella colorazione 652 West Side Wine. Questo qua è un malva marroncino ed è perfetto per tutti i giorni, perché è universale, è un colore universale. Come già vi ho già detto in qualche video, mi sembra, volevo cercare un blush su questi toni perché non ne avevo, e quando magari facevo dei trucchi particolari non sapevo mai quale blush applicare. All'inizio ero puntata su un blush di MAC, che adesso non mi ricordo il nome, magari ve lo lascio scritto qui. Però non l'avevano in negozio. Poi è successo che è passato tipo delle settimane, sono andata all'OVS con mia madre e ho trovato questo, e quindi ho detto prendo questo, che comunque è buono. Anche la pigmentazione non è male. Sì. E non è male, per ora mi sta piacendo molto. Altri blush sono questi della Sleek. Allora, questa è una palettina, si chiama Eye and Cheek Palette nella colorazione 28, See You at Midnight. Ok. Ed è questo blush. Questo qua, a differenza di quello che vi ho fatto vedere prima, ha delle micro pagliuzze all'interno.
che sono fantastiche, sono bellissime. E io le avevo lì nel cassetto, un giorno ero annoiata, li ho aperti tutti i blush, ho fatto un po' di swatch, questo qua, e ho tipo lasciato folgorata, ed è questo qui. Non è nulla di trascendentale in realtà, però ha delle iridescenze sul quasi lilla, voi non riuscirete mai a vederle. È questo, ed è bellissimo, mi piace molto. Altri blush, perché questo qua è una palette di blush, è sempre di Sleek, questo qua è nella colorazione Sugar, e ci sono questi tre blush. Il mio preferito in assoluto è questo qua, poi c'è questo e poi c'è questo. Allora, questo qui è questo colore, è bellissimo, vanno dosati tanto questi di Sleek perché sono molto pigmentati. Poi abbiamo questo, che è un color, voi lo vedrete tipo sul rosa, ma in realtà è un marroncino rosato con dei glitter dorati, è meraviglioso. E poi abbiamo un color classico pesca, questo qua. Sono bellissimi, pigmentati, e li sto usando tantissimo. In questo periodo sto usando praticamente solo loro. Occhi, allora, per gli occhi in questo periodo ci sono contrapposte tra virgolette due palette. Allora, la prima è del progetto smaltimento, la sono tantissimo, ho fatto pure i buchi. Questa qui è la Union Square di NYC. Questi sono i colori e ci sono praticamente i buchi. La uso tutti i giorni, tutti i giorni, tranne la sera, perché la sera comunque uso questa qui, che è la Natural Matte di Too Faced, che comprai per il mio compleanno, ed è questa qua. Tutti dai toni sul matte, è un'ottima palette, mi piace tantissimo e l'ho agonizzata, cioè la volevo da tantissimo tempo, alla fine l'ho presa per il mio compleanno e non ho fatto che scelta migliore. Altri prodotti per gli occhi sono questi tre, e sono: il primo è il pigmento di MAC Vanilla, si trova Vanilla, questo qua. È bellissimo, lo uso come punto rouge nel dotto lacrimale, ok? E mi piace tantissimo. Costa 10 euro, ma ne vale veramente la pena, ragazzi. Cercate un illuminante universale, è perfetto. Altra preferita è questa matita di Collistar, si chiama Kajal Pencil, ed è appunto una classica matita nera. Mi piace tanto perché all'interno dell'occhio appunto non lacrima, cioè se voi lacrimate non cura. Altro preferito è sicuramente della Position Formula, ormai me lo porto dietro da mesi, ed è il eyeliner, il Sexy Booster, che si chiama? No, Eye Booster. Mi piace tanto perché ha questo applicatore, ok, e questo è il tratto. Se cercate un eyeliner, allora non è proprio conveniente perché mi pare che costa sui 18 euro. Io lo pagherei molto meno dal sito iherb.com, ve lo lascio magari giù nell'info box, e potete fare una comparazione tra prezzi Italia e estero. Se vi conviene l'estero, perché comunque iHerb ha sì dei prezzi convenienti, però se fate un ordine consistente magari le spese di spedizione ve le tolgono. Però in Italia questo qua costa molto molto di più, io l'ho visto costa sui 18 euro, quasi 20 euro, del genere. E no, in Italia magari no, però all'estero quando faccio gli ordini da iHerb magari lo ricompro quando finirà, perché è fantastico, è il miglior eyeliner forse che io abbia mai provato. Per le labbra, ragazze, allora, il primo prodotto è questo qui, ed è... Oh my god, lo usando tantissimo. Ed è questo qui, il 975 Diving Wine della L'Oreal. L'Oreal? No, della Maybelline. E questo qua è della Maybelline. Questo qua è un color meravigliabile. È un rosso mattone, per intenderci, con una punta di prugna. Che descrizione di colore strana. Comunque questa qui mi piace molto,
In questo periodo sto guardando un telefilm in streaming, si chiama Two Broken Girls, e praticamente una delle due protagoniste ne porta uno molto simile di colore. Io l'avevo lì e ho detto no, bellissimo, e da lì basta, lo sto usando quasi tutti i giorni. Oh mio Dio, sta cadendo qualcosa. Altro preferito è questo combo, questa qua che indosso. Allora, è una matita di Nelle Cosmetics, è l'Amarant o sfilata per gli amici. Questo è il colore. E sopra, perché l'ho provato a usare senza, ma scivola via mentre lo applicate, questo qui di NYX, il color Prague. Sinceramente preferisco più i soft matte di NYX che i liquid suede. Sono una delle poche persone che li preferisce. Non lo so perché. Ok, questo è il colore ed è meraviglioso. Sulle mie labbra è un po' più scuro, però è veramente bellissimo, mi piace molto. E niente, questi erano i miei prodotti preferiti dell'ultimo periodo. Io spero che vi abbia tenuto compagnia il video, o comunque che vi sia stato utile almeno per gli swatches. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazze!